devo analizzare freddamente, noi abbiamo meritato di vincere. Penso che è stato un risultato, diciamo, che è giusto. Abbiamo regalato tanto, non siamo entrati in partita nel primo tempo, abbiamo concesso tanto. Purtroppo questo campionato, se tu fai una prestazione di questo genere, è normale che tu esca una sconfitta dolorosa, però ma diciamo che una sconfitta giusta in certi termini. Abbiamo provato dopo di tutto, però non siamo riusciti a ribaltare. Prima o poi poteva capitare di non riuscirci a riprendere, è successo oggi. Penso che adesso ognuno di noi deve fare le nostre valutazioni, deve fare le nostre idee chiare di quello che stiamo facendo, di quello che abbiamo fatto, e cercare di lavorare durante la settimana, cercare di migliorare e andare avanti. Il campionato non si ferma, questa settimana già abbiamo due impegni già difficili e non abbiamo tempo da perdere, dobbiamo già subito lavorare e entrare nell'ambito della prossima partita, che lì dobbiamo fare di tutto per cercare di fare i punti importanti per noi e per la nostra classifica. E niente, è stata una bellissima sensazione, comunque so dire in A2, visto che mi trovo in questa società da quando facevamo la Serie D, e niente, è stato molto molto bello. Poi cioè, ho sostituito mio fratello, quindi l'emozione è stata ancora maggiore, e niente, è capitato tutto molto 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 velocemente, perché mi sono ritrovato praticamente una settimana fa a fare un altro tipo di ruolo. Adesso ho difeso la porta della mia squadra, però è stata veramente molto molto emozionante. Peccato non aver vinto, quindi non aver portato i 3 punti, però come ho promesso a tutta la squadra porterò la pizza e i pasticcini, quello che è da tradizione, insomma.